civile, quindi prima anche di tutto il fatto che mi sono ancora, non so, come dire, per concentrarci su questo nuovo cliente. Il nuovo cliente è un target giovanile, quindi servono idee nuove. Dobbiamo escogitare idee nuove. Aspetto da tutti voi massima collaborazione e partiamo subito osservando bene i dati che sono nelle cartelline. Se dobbiamo intercettare un target giovane su questo prodotto nell'area Padova e provincia, dovremo aver chiaro quanti di loro frequentano questo sport sul totale dei giovani. Abbiamo qualche idea in proposito? Dovrebbe essere il 15%. Ho qui una raccolta dati. Ah, lei è la nostra nuova arrivata dell'ufficio marketing, Chiara, giusto? Non è che ci porteresti 4 caffè intanto, per favore? E non è ancora ragazzi, questo finalmente finita la giornata. Sì, e il corso adesso non so, dipende anche da quante persone abbiamo, da quante iscrizioni, però si può fare. Molto bene. Poi ti faccio sapere anche quanti partecipanti ci sono. Benissimo, okay. Quindi ci sentiamo domani per vedere come procede la cosa. Ok, va bene. Benissimo, ciao. Ciao ragazzi. Ciao! Ah, Chiara, comunque quel report di cui parlavi prima, portalo domani in ufficio che vorrei dargli un'occhiata. Sì, ok. Ok? Comunque prima sei stata brava alla riunione. Non farti scoraggiare, solo presentati in modo più diretto e essere un po' più assertiva. Assertiva? Sì, voglio dire, per esprimere le tue opinioni o le tue emozioni in modo chiaro e diretto, l'unico modo per essere un po' rispettati, e funziona da ammiretta molto meglio che essere aggressivi o starsene zitti. Sì, ok. Mi raccomando, Ok. Ciao. Ciao. Che abbiamo bisogno di fissare questo appuntamento intanto per avere l'ok. La prima cosa da avere l'ok è se l'impianto è così, se tutte le azioni sono. Scusi! Scusi! Dammi un attimo, arrivo subito. Sono qui solo da qualche giorno, ma colgo l'occasione per consegnarle questa raccolta dati, classificati e organizzati, e penso possano esserle utili per il progetto. Molto bene, la leggerò.
capo, ha deciso di assegnarti un ruolo nel progetto. Inizi domani. Grazie.